nel 2013, l'anno precedente, sono stati 60. L'uomo, accusato di omicidio, era in attesa di giudizio ed era da poco stato trasferito dal carcere romano di Regina Coeli. La Federazione Nazionale Sicurezza della CISL, che ha dato la notizia, ricorda la drammatica situazione del sovraffollamento delle carceri. 65.000 detenuti a fronte di 45.000 posti, e nello specifico di Rebibbia, dove, sottolinea il sindacato, a fronte di 1.200 posti nel carcere ci sono oltre 1.700 detenuti. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel gennaio 2013 ha giudicato le condizioni dei detenuti in Italia una violazione degli standard minimi di vivibilità che determina una situazione di vita degradante. Una situazione sì degradante per i detenuti, ma che ha anche pesanti ripercussioni su chi nelle carceri lavora e che costringe il personale della vigilanza a raddoppiare i turni di lavoro e coprire più postazioni contemporaneamente.